Francesca, come sei arrivata in Caritas? Allora, diciamo che io vengo da un percorso con la disabilità. Prima lavoravo con ragazzi autistici e disabili, più o meno gravi. Poi ho fatto il servizio civile, all'ultimo sono entrata perché ormai avevo 28 anni e quindi ero proprio al limite. E ho fatto il servizio civile a Gemona in azienda sanitaria, quindi sia con l'area minori che poi con l'area adulti, anziani, insomma. E questa esperienza, una volta arrivata in Caritas, lavorando nel campo delle accoglienze dei richiedenti asilo, ti è tornata utile? Ti ha in qualche maniera dato degli strumenti in più? Beh, un bagaglio culturale è sempre importante perché poi alla fine tocchi più aree, no? di quello che poi è una vita per le persone, sia i bambini che gli anziani, per cui con diversi tipi di difficoltà, e mi è servito. Certo è che qui io lavoro con stranieri e con bambini stranieri e con tutte le famiglie straniere, e quindi a livello culturale è totalmente un'altra cosa. Quindi tu stai dicendo che stai seguendo famiglie, e famiglie che vengono da situazioni abbastanza pesanti, con figli, bambini da inserire nel contesto comunitario, da un punto di vista sanitario come stanno in linea di massima questi bambini, queste donne anche, mi vengono a chiederti? Allora, dipende, nel senso che abbiamo famiglie che non hanno alcun tipo di problema e che quindi c'è un diverso carico di lavoro, e famiglie con bambini che invece si portano dietro delle problematicità. Di pensare all'integrazione, innanzitutto alla salute, poi allo studio, al diritto allo studio, l'inserimento di questi bambini e l'integrazione, non da ultima, giusto? Che vale per tutti, non solo per le famiglie. Ma tu hai avuto esperienza anche con persone singole nell'accoglienza? Sì, all'inizio, quando io ho iniziato questo lavoro, lavoravo solo con maschi adulti, diciamo dai 18 anni in su, e il lavoro era totalmente differente, era più facile, decisamente, anche perché i ragazzi comunque venivano da un percorso dove se l'erano fatta a piedi nei loro paesi, o comunque... Paesi che erano? In particolare Pakistan e Afghanistan, esattamente. E quindi diciamo che nel periodo prima che loro arrivassero qua si erano fatti tutto il percorso a piedi, che è stato lunghissimo e che comunque si portava dietro delle serie di difficoltà perché molti non ce l'hanno fatta ad arrivare fino a qua. E però il lavoro era diverso, le aspettative delle persone che arrivavano qui erano diverse e lavorare con loro non era difficile, perché comunque dovevi più o meno supportarli a livello sanitario e non avevano grosse richieste, ecco, se non essere inseriti a livello lavorativo. Ecco, loro volevano tutti quanti, la richiesta era di aiutarli a cercare un lavoro per aiutare poi le famiglie nei loro paesi di origine. Mentre appunto eravamo partite dicendo, avere in carico famiglie credo sia parecchio diverso. Esattamente. Poi dopo un po' che appunto ho iniziato questo percorso con i ragazzi, hanno iniziato ad arrivare le famiglie. E lì è stata molto più dura, perché ti trovi ad avere a che fare con i bambini, e con bambini che a volte non sono manco mai andati a scuola, con bambini che hanno abitudini anche, ad esempio, solo anche alimentari totalmente diverse dalle nostre, con mamme che magari arrivano incinta e che non hanno mai fatto una visita, le ecografie non sono mai esistite, quindi non sai che situazione puoi trovarti dietro, e anche disturbi traumatici, perché poi di base arrivare qui non è facile. Ecco, soprattutto tanti ragazzi prima di arrivare qui ne hanno subite di tutti i colori. Ma famiglie quasi tutte, moglie e marito? O... No, ci sono anche mamme con bambini non accompagnati, sì, che scappano da situazioni difficili o che appunto hanno bisogno di essere protette poi, no? Come non siamo macchine e la nostra vita, insomma, inevitabilmente cambia quando facciamo anche l'esperienza della maternità. Ti chiedo, quanto è facile, non è facile, dura, avendo in carico famiglie, che so benissimo cosa vuol dire, cioè se il bambino, tu parlavi prima di presa in carico all'inizio di maschi, sì. Se un ragazzo, un adulto ti chiama e sta male, vabbè, se non è grave gli dai delle indicazioni. Se una madre ti dice no, il mio bambino sta male, cosa vuol dire? Che tu mi immagino faccia la notte.
No, beh, intanto le indicazioni che io ho sempre sono di chiamare o l'ambulanza o rivolgermi a dei dottori, perché io non sono dottore, quindi posso arrivare fino a un certo punto, no? Quindi pediatri per i bambini e in caso sia al weekend, perché di solito i problemi sono sempre nel weekend, chiamiamo le ambulanze, le guardie mediche, insomma, ci rivolgiamo a dei professionisti, solo che a livello psicologico, personale di noi operatori è più difficile perché un bambino che sta male il weekend, tu come minimo hai sia la preoccupazione che poi se sei vicino alla struttura cerchi di andare a vedere come sta per non lasciare una mamma da sola, anche perché tanti di loro non sono abituati a rivolgersi a medici, quindi magari la situazione si aggrava e loro non sanno manco come fare. Diciamo che comunque noi operatori diventiamo abbastanza un punto di riferimento per queste famiglie, quindi tendono comunque a chiamarci spesso e quindi non, diciamo che cerchiamo sempre di avere la situazione sotto controllo, perché poi i bambini sono bambini. Ma allora in voi non credo vedano solo un operatore, vero? No, a un certo punto no. Infatti una delle cose più difficili di questo lavoro è non entrare cioè cercare di mantenere il distacco dalla famiglia, perché poi tu la sera vai a casa e fai i conti magari con la tua famiglia, no? E devi cercare di staccare, ma è difficilissimo perché sono persone poi veramente anche carine, che ti fanno sentire a casa e che è difficile perché tante volte tu diventi il loro unico confidente, no? Perché magari non hanno collegamenti con l'esterno, perché non, è difficilissimo, no? Come dire, farli inserire nel territorio, coinvolgere dei volontari, ecco. Anche se devo dire la verità, qui in Carnia siamo fortunati, anche nel Gemonese si sono sempre dimostrati veramente presenti e partecipi, è di grande aiuto i volontari sono sempre. Cosa rende più possibile un vivere qua, non solo adattandosi, ma anche facendo proprio qualcosa di qua? Allora, partiamo dal fatto che sicuramente chi ha studiato ha una marcia in più. Purtroppo tante volte la maggior parte di loro hanno fatto solo le prime classi, diciamo, no, della scuola, per cui la maggior parte vengono da famiglie di contadini. E quindi non, è molto difficile riuscire a farmi entrare in quella che è la società nostra. E chi ha studiato sicuramente ha una marcia in più e riesce anche a vedere le cose in una prospettiva differente, anche solo per quanto riguarda il livello lavorativo, no? Perché nella loro cultura, sto parlando in maggior parte della cultura afghana e pakistana, c'è questa visione dell'uomo che va a lavorare e la donna sta a casa, pulisce la casa, i bambini, sì. Le faccende domestiche, diciamo, no? E chi però ha studiato noto che riesce anche a pensare più in largo, quindi se io devo farmi una vita qui in Italia, per esempio, non riesco a mantenermi con un unico lavoro, cioè che magari è l'uomo, no? In questo caso, la donna per forza deve trovare un lavoretto, qualcosa e dare una mano, contribuire, no? Cosa che non sono abituati a pensare nel loro territorio, perché la donna appunto ha un ruolo differente. E vedo che in alcuni casi sono proprio loro a chiederci un aiuto a livello lavorativo, no? Però in questo territorio è difficilissimo veramente riuscire a trovare. Da un punto di vista parlavamo prima di sanità, di salute, e la salute sessuale, non solo, sì, anche la prevenzione, ma anche le gravidanze, la progettazione che passa attraverso il controllo delle nascite. Riuscite ad avere anche questo canale di dialogo? Allora, questo è un argomento un po' più delicato perché devi intanto essere abbastanza in confidenza con la famiglia, no? Cioè, nel senso, io operatrice arrivo, non è che dopo una settimana posso già iniziare a parlarti di sesso o quello che sono appunto i metodi contraccettivi, bisogna andare giù con un po' di delicatezza. Poi, quando entri nella dinamica familiare, invece, riesci abbastanza a parlare con la moglie, con la donna. Però parte assolutamente del loro modo di pensare, assolutamente, e quindi difficilmente riesci anche a fargli, cioè ad esempio parlando solo della pillola, è difficile che una donna riesca a prendere e poi a seguirla a pari passo, perché poi tutti i giorni alla stessa ora tendono un po' in generale con i medicinali a sgarrare, no? Ecco, quindi è difficile. Però ci sono alcune donne che sono secondo me quelle che hanno studiato, perché alcune di loro sono riuscite anche a studiare di più.
che riesci a fare dei discorsi più seri rispetto a questo tema. È un tema delicato comunque, molto delicato. È umano che tu, nelle persone che segui, porti anche la tua visione della vita, no? Allora, il domandone è, umanamente sappiamo che non puoi essere neutro nella relazione con le persone, ma quanto riesci a capire che devi accettare anche delle scelte che tu non faresti? È difficilissimo. È difficilissimo perché nelle famiglie ci sono dei bambini, no? Quindi io poi da madre anche, il mio pensiero è cercare di tutelare questi bambini, no? Che possano vivere anche un'infanzia, che sia un'infanzia, che non sia carica di problemi che si porta dietro una famiglia che arriva, che si è fatta un viaggio lungo mesi di camminate, di difficoltà, ecco. Cerchi anche di far vivere i bambini in una maniera spensierata, che è quello che dovrebbe essere l'infanzia, no? Quindi quando loro prendono delle decisioni dall'oggi al domani di partire e andare via, io cerco sempre di farli un po' desistere dalla cosa, perché la mia preoccupazione va ai bambini, no? E il mio pensiero è cosa faranno fuori per strada nel freddo, e come mangiano, e come si lavano, ed è difficile questo, e cerchi sempre, forse sbagliando in questo caso, di far prevalere quello che è il tuo punto di vista, ossia tuteliamo sti bambini, no? Ma loro alla fine, già solo nell'arrivare qua, cioè ti fa capire che hanno una modalità di pensiero totalmente diversa dalla nostra. Perché io, se mi metto a pensare adesso, io prendere tutta la mia famiglia e spostarmi dall'altra parte del mondo, che è quello che hanno fatto loro, magari camminando giorni, ore, cioè notte, giorno, sì, pesante. Quindi mi viene da concludere, ho scoperto l'acqua calda, mi viene da concludere che col lavoro che fate, lavoro con le persone, alla fine ti porta alla contaminazione reciproca. Assolutamente. Quindi è vero che loro, sono convinta che molte delle donne vi prendano come esempi, anche solo capire come ci si può vestire, come ci si relaziona col maschio, affidarsi a voi per l'educazione dei figli, eccetera. Ma anche tu devi, dovendo accettare certi loro punti di vista, anche tu in qualche maniera ti metti in discussione e ti contaminano, no? Assolutamente, senza ombra di dubbio. Nel bene e nel male, reciprocamente, sicuramente. Certe volte bisogna anche in questo lavoro riuscire a mantenere il distacco e dire ok, comunque sono delle persone adulte, sono genitori come me, amano i figli come li amo io, quindi che vadano. Cioè che facciano, che decidano della loro vita, della loro famiglia, senza criticare, giudicare, perché poi io non mi trovo in un momento di difficoltà in cui magari non ho da dare da mangiare ai miei figli. Quindi che ne so, magari messa nelle loro condizioni farei le stesse scelte. Ultima battuta, riuscite a ridere tra colleghi, con le famiglie? Mamma mia, se non ridi, guai. Okay. È una delle cose fondamentali tra noi, il ridere. A prendervi in giro. Assolutamente, è proprio l'ironia, e se in questo lavoro non hai ironia e non ridi, è finita.